Cari amici cari catti web, benvenuti a questa puntata della Finestra sulla Città. Oggi c'ho un grandissimo ritorno e mi ha chiesto di ritornare in trasmissione perché da consigliere comunale, da già assessore nella giunta di Ventura e continua ad essere, come dire, particolarmente attento a tutta una serie di cose che accadono all'interno del consiglio comunale e le vuole condividere con la cittadinanza. E in un momento di, come dire, assordante silenzio, per utilizzare un ossimoro, trovare qualcuno che venga a parlare di quello che sta accadendo all'interno del palazzo di città, dove i muri sarebbero dovuti essere trasparenti, però la cui opacità in questo momento, diciamo, fanno sì che non si abbia notizia di tante cose. Umberto Palermo, grazie Umberto per essere venuto qua, grazie per aver, come dire, attirato l'attenzione, voler attirare l'attenzione su un argomento che da qui ad un attimo i nostri spettatori potranno giudicare con le loro orecchie. Di che cosa si tratta, caro Umberto? Assolutamente sì. Per intanto voglio fare un inciso e una precisazione. Cioè, molte persone pensavano che, visto che l'ex assessore Palermo ha finito la propria carica dopo che si è dimesso, tenendo precisato che si sono dimesso, diventa come tutti gli altri, ormai silenzio e tutte cose. Bene, non è così, perché non mi sento un uomo politico, ma bensì mi sento un cittadino, prima di tutto un cittadino. Un cittadino che ha vissuto molti anni fuori e che ha voluto portare delle innovazioni a Canicattì per cambiare questa città, perché è giusto, perché se lo merita. Canicattì e Canicattine si smeritano che Tra ci sia un l'altro, tu ti sei la grande responsabilità di essere stato il più votato, il consigliere più votato. cambiamento. Una volta che tu mi dicesti, Cesare, io sono stato votato da circa 400, da 415 400, persone. 415 persone a cui ritengo di dover dare conto. Assolutamente sì, assolutamente. Non sono quello che chiede il voto ogni 5 anni. Ciao, arrivederci, poi ne riparliamo. No, devo dare conto quotidianamente e del lavoro che ho fatto. Una parte già alla gente che mi ha votato sa, e devo dire, li ringrazio sempre perché mi fanno veramente i complimenti e i plausi per quello che io ho fatto. Non lo dico io, lo dicono gli altri, in questo momento siamo davanti alla televisione e dunque dico quello che mi riferiscono. E dunque adesso tutto ciò io ho sempre promesso che oltre, visto che facevo l'assessore, adesso da consigliere continuo a comunque segnalare, a portare avanti determinate problematiche perché è giusto così così. Uno che il cittadino deve sapere e poi per coscienza mia personale. Il motivo è che oggi sono qui, parlando io con un mio collega, mi poneva sott'occhio la REI, che è un reddito di inclusione, che io non conoscevo. Infatti la circolare 172 dell'INPS parlava proprio della REI, reddito di inclusione. E chiedevo, dico, ma scusami, spiegami un attimino che cos'è, non ne sono all'oscuro perché faccio altro tipo di servizio. Mi diceva che sono delle somme che sono state stanziate da parte del Ministero del Lavoro, appunto come reddito di inclusione, cioè vengono fatte delle domande, queste domande vengono fatte nel proprio comune di residenza, vengono fatte anche a livello di nucleo familiare, uno, perché il comune possa chiedere a queste persone di poter svolgere determinati lavori che noi ne abbiamo tanto di bisogno, perché visto che siamo in carenza di personale, carenza personale per quanto riguarda la, posso dire, la pulizia delle strade, per quanto posso dire i giardini, i parchi, la villa, dunque potrebbero contribuire, anche perché vengono date delle somme, vengono assegnate delle somme e date a questi nuclei familiari. E in più anche per esempio l'ufficio manutenzione, che si trova sempre con l'acqua alla gola, anzi faccio un applauso proprio a tutti i dipendenti dell'ufficio manutenzione perché veramente Fanno un lavoro meritano, esemplare. pazzesco, poche persone si sbattono e fanno tutti i mestieri, mille mestieri fanno, allora possono essere coadiuvati da queste persone. Scusami, ma saranno pochini questi che hanno fatto la richiesta al REI? No, queste persone che hanno fatto, dunque io da quel momento inizio a documentare, vado all'ufficio preposto per poter chiedere quante domande sono state fatte, perché il bello adesso deve arrivare, e mi dicono che sono state fatte 514 domande, a ieri 514 Cioè domande. che dall'inizio dell'anno ad oggi Da 514. quando è iniziata la REI, cioè 1/12/2017, sono fatte 514 domande. Dico 514 domande, che non è 514 persone, come può essere, come dicevo precedente, una persona, come può essere il nucleo Sono familiare 514 avendo anche famiglie. maggiore. Sono 5,
da 1 a 514 famiglie. Dico 514 famiglie significa che se c'è il padre che può lavorare, un figlio maggiorenne che può dare, si può fare, che ha un mestiere, può aiutare. Sì, bene. Aspetta un attimo che ti interrompo prima che andiamo avanti, perché così se l'ho capito io lo capiscono tutti. Io faccio sempre questo ragionamento. Però poi perdo il filo. No, te lo andiamo a recuperare, perché altrimenti la gente, se non l'ho capito io, non lo capisce nessuno. Okay. Diciamo che se l'ho capito io lo capiscono tutti, volevo dire, perdonami. Allora, il reddito di inclusione, diciamo che è una forma di assistenza che si dà alle famiglie che hanno determinate caratteristiche, cioè dire che debbono rispettare i parametri, diciamo, di non agevolezza, per farmi passare questo termine. Anche lavorare, cioè importante che non superano determinati parametri, eccetera, eccetera. E quindi il comune a questi signori, dopo aver compilato un apposito modulo, riconosce se ci sono i parametri, dopo aver fatto passare questa pratica all'ufficio del lavoro, che deve esaminare la pratica entro 20 giorni. Eccetera, eccetera, riconosce la possibilità a questi signori di poter usufruire di una quota, in base a come è composta il nucleo familiare, una quota di da 100 e passa euro fino a 400, eccetera. Comunque, mediamente, voglio dire, è questa la cosa. Sì. Detto questo, che cosa che fa il cosa chiede il comune in cambio, e queste persone cosa sono propense a dare in cambio di questa somma che ricevono? Prestazioni di servizio, cioè di collaborare con la collettività per quelle che sono le proprie professionalità. Se c'è un idraulico, lavora da idraulico; se uno non sa fare niente, va a pulire i giardinetti; se c'è il giardiniere, va a fare il giardiniere; se non sa fare niente, scopa per terra. Da un contributo al cimitero, perché quello me l'ha esatto, sistema i fiori al cimitero, dà un contributo in cambio del contributo che la collettività gli riconosce. Esatto. Ci siamo su questo? Che l'INPS poi paga? Abbiamo avuto da dicembre 2017 ad oggi 514 domande REI, cioè di persone che accedono a questo fondo. Noi abbiamo fatto un calcolo un po' come dire alla Sanfason, yes, e mediamente si parla di 200 euro al mese per ogni singola domanda. Circa siamo sui 100-150 mila euro al mese che, noi, che la collettività, non il comune, la collettività attraverso il ministero e quindi attraverso l'INPS eroga a questi signori, che avendo dimostrato di non vivere un momento di, come dire, agevole dal punto di vista economico, hanno fatto questa richiesta. Questi signori cosa chiedono? Chiedono che il comune gli chieda in cambio una, come dire, operosità, una operatività per poter non prenderla come elemosina. Detto questo, perdonami se ci ho interrotto, che così abbiamo fatto chiarezza. Però proprio dignità personale a dire ok, io percepisco, non voglio sembrare che sia i soliti discorsi meridionali, dunque voglio contribuire. Sono qua di completa disposizione. Con un monteore, con quello che allora, bene, progetti, nessuno in essere. Perdonami, significa che il comune, a fronte di questi 100-150 mila euro al mese che spendiamo, che la comunità sta dando attraverso il ministero, il comune. Progetti in essere zero. Sei certo di quello che stai dicendo? Progetti in essere zero. Quindi, a quale assessorato dobbiamo fare riferimento? Solidarietà sociale. Quindi, solidarietà sociale, per quello che sta dicendo il consigliere Umberto Palermo. Se vuole venire a smentire, le nostre telecamere sono a disposizione. Quindi andate all'ufficio, si andate a informare. No, questo l'assessorato, se questo dovesse corrispondere al vero, non ho motivo di mettere in dubbio quello che tu mi stai dicendo, me lo stai facendo anche vedere. Lo devi andare a spiegare all'ufficio manutenzione. Lo devi andare a spiegare all'ufficio manutenzione, perché questi quattro bravi ragazzi che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera. Ma non è solo l'ufficio manutenzione. Cioè, se c'è gente preparata che abbia anche titoli e può lavorare al computer, può stilare dei database, può andare a lavorare al cimitero, può andare a sistemare il giardiniere, Villa Pertini, Parco Robinson. Voglio dire, quindi praticamente noi abbiamo un esercito di manovalanza. Un esercito di persone che percepiscono questo REI, a cui non viene chiesto di fare nulla. Ad oggi viene chiesto di fare nulla. Yes. Di conseguenza, io da consigliere comunale mi posso dirlo? Dillo. Signori miei, come? Allora, se non c'è nulla, non c'è nulla. Se c'è qualche cosa, non si fanno i progetti.
allora che fa? Ci piangiamo sempre addosso. No, c'è la possibilità, allora fate i progetti. Così facciamo lavorare le persone. 514 nuclei familiari. Cioè, dove mediamente possono essere 514 domande, dove normalmente in famiglia 1/2/3, perché ci possono essere anche più figli, eccetera, quindi prendono anche di più, potrebbero essere messe a disposizione della città con grande dignità. Cioè, dire con grandissima dignità, dire, vabbè, io che mi porto 300 euro al mese, ricambio questo obolo che mi viene riconosciuto dalla collettività, pagata dal Ministero, quindi pagata da noi, con una partecipazione manuale che io faccio. Oltre a questo, ti voglio dire anche un'altra cosa, Cesare, dimmi. No, perché mi altro, sai perché? Perché vedo i ragazzi dell'ufficio manutenzione che a volte per venire appresso alle mie segnalazioni, certe volte veramente, metaforicamente, mi piangevo a dire non ce la faccio, non riesco a dividere. Io dico, andrebbe fatta una statua a quest'uomo, una statua, perché io vedo che per andare appresso alle mie segnalazioni, a volte sai che cosa faccio? Mi limito a segnalare se prima non so che hanno risolto qualche problema da qualche altra parte, perché sono dei ragazzi, mi dicono non ci so, e ci sono i ragazzi dell'OSS, non mi ricordo l'acronimo, che gli danno una mano e che gli sono grati davvero a vita perché sono lasciati da soli, però diamo gli obiettivi, andiamo avanti Umberto. Io, da dirigente al modello di famiglia, darei un'immagine totalmente diversa, quello non ci piove, come ho dato, attenzione, cioè ora me ne approccio, come ho dato, perché bisogna utilizzare determinati. Cesare, per essere leader devi avere determinate attributi, se no non lo sei, se no sei il padrone. Cioè 514, guarda, non voglio dire famiglie, uno per ogni famiglia, 514 persone, cioè l'invergata di via Onorevole Giglia la si potrebbe pitturare in un quarto d'ora, in un quarto, sì, dico questa stronzata proprio per dare l'idea di che cosa... 514 persone, messo uno ogni metro e mezzo con un pennello, ta ta ta, un quarto d'ora e la via Onorevole Giglia è tutta ripitturata perché è già pagato, perché è mano d'opera già pagata. Ma di che cosa stiamo? Già, paghiamo, capisci, 100-150 mila euro al mese che noi elargiamo. Io mi auguro che qualcuno venga a smentire questa cosa, perché se non la venite a smentire, voi siete rei di fare spendere alla collettività una cifra vergognosa in cambio di nulla. Io mi auguro che qualcuno venga a smentire, e io sono disposto a chiedere, anche se voglio dire noi con beneficio di inventario, pronto a chiedere scusa. Palermo sarà con me a chiedere scusa, non è vero, perché ci sono qua 514 progetti che noi abbiamo. Se succede una cosa del genere, naturalmente vado dai dipendenti che mi hanno dato questa notizia e poi li vado a querelare. Attenzione, non è che perché non si possono permettere, nella figura di un consigliere, a dire dacci le informazioni sbagliate. È chiaro, dunque dico una cosa. No, ma li avremmo. Ascoltami. Umberto, al netto di questo, li avremmo visti in giro. Li avremmo visti in giro. 514 persone si notano. A prescindere questo, qualche domanda in ufficio si fa e ci rispondono. No. Non sono mai chiamato. Dunque, ecco. Metto questo in evidenza perché... No, in ufficio, perché ricordiamo che tu sei un funzionario, sei un impiegato dell'INPS, quindi siccome questi soldi li erogate voi come istituto, voglio dire, avrebbe saputo, lo sai, dove stai lavorando tu? Sto lavorando al Parco Robinson, sto lavorando al Parco Pertini, sto lavorando allo stadio, non c'è niente. Delle domande che noi certe volte facciamo è normale. Sentiamo questo tipo è di normale. Sai, rimaniamo... 514 domande, no, sai perché... Perché io non vorrei che ma questo... Ma altro per la dignità delle persone, perché queste lo percepiscono e non li puoi dire, ah, voi ve li state prendendo... No! Allora noi siamo a disposizione lì per fare... No, vedi, ti voglio dire una cosa un po' forte, perché non vorrei che questo strumento, questo RE, che è il reddito di inclusione, che è nato con un'altra finalità, fosse utilizzato in maniera, come dire, stravagante, variopinta, no? No, io non sto dicendo niente, non voglio dire che venga utilizzato in maniera stravagante. Bisogna fare i progetti. E la risposta proprio ieri è stata: non ci sono progetti in essere. Testuali parlo proprio te. No, progetti in e essere. Assessore alla solidarietà,
venga a smentire per favore. Qua le telecamere, se lui avrà il doppio, lei avrà il doppio del tempo a disposizione. Venga a smentire quello che sta dicendo il consigliere Palermo, perché se così dovesse essere è una cosa di una gravità inaudita. Io mi auguro che Palermo venga smentito e che noi vi dobbiamo chiedere scuse in ginocchio. Siamo pronti a farlo, ma venga a smentirlo. Poi ti dico un'altra cosa, un'altra bella proposta che c'era nel programma che non è stata fatta e che io ho cercato di ristimolare quando ero assessore e che mi era stata detta la dottoressa Meli, ne parliamo a gennaio, poi a gennaio non sono stato più, era quello appunto del baratto amministrativo, altra bellissima. Beh, faceva parte della campagna elettorale. Io, a parte della campagna elettorale, mi smentisca la dottoressa Meli quando io gli ho detto, dottoressa Meli, era novembre, parliamone. A me vi l'hanno fatta. No, è stato votato, questa amministrazione è stata votata anche sull'onda del baratto amministrativo. Sempre persone che hanno difficoltà, i cittadini canicattinesi. A me che l'hanno fatto. Scusami, cittadini canicattinesi a cui io ci tengo, sbaratto amministrativo, bellissimo. Ho difficoltà, ti do il mio la mia esperienza, il mio servizio, quello che io svolgo nell'attività, della mia attività. Lo pago con... pagarlo così, bellissimo, bellissimo. Non c'è emergenza, lì non c'è emergenza. Ah, ok. Questo qua. No, il baratto amministrativo, siccome in campagna elettorale, voglio dire, molti hanno dato il voto in seguito al fatto che si potessero pagare anche i debiti con il lavoro, perché uno a volte si mortifica a dire non posso pagare i debiti, uno dice vabbè non li posso pagare ma ho la volontà di pagarli con il mio lavoro. Io che sono informatico vengo a fare lavoro informatico, che sono operatore ecologico vengo a spazzare le strade con tanto di dignità, voglio dire, senza, giusto, non ho pagato le tasse, esatto, me lo vengo a pagare, c'è, il baratto amministrativo Menvi l'ha fatto l'onorevole che è anche sindaco e adesso non mi viene il nome, però ti voglio dire, questo era il baratto amministrativo, sì, va bene, fuffa, no, dico fuffa, il baratto amministrativo fuffa, nel senso, in questo, sì, in questo caso. Di che cosa vogliamo continuare a parlare? Continuando sempre le mie richieste che non sono state fatte, visto che si è parlato del famoso CONAI, 771.000 euro di recupero carta, cartone, plastica, ho detto bene, bellissimo, ok, verifichiamo. Io ho chiesto il 6 di aprile, ho chiesto appunto le fatture che il CONAI, il Corepla, ci ha dato come somme che noi abbiamo recuperato per dire sì, effettivamente tot di plastica ci hanno rimborsato. E quanti soldi corrispondono? Ah, attendo risposta. E siccome, come risposta? Aspetta, e siccome non dal 6 di aprile. E siccome non voglio passare come il consigliere che si comporta in modo totalmente rigido, quale io al 99% lo sono, proprio lunedì sono andato dal segretario generale e ho detto allora io ho presentato questo il 6 di maggio, oggi ne abbiamo 9, ho presentato questa richiesta, quindi è superato anche il termine, è superato questa richiesta, ho chiesto in base alla legge 241 del 90, legge sulla trasparenza amministrativa, dunque non voglio procedere a un passo successivo che non è un bel passo. Che sarebbe? La denuncia. Denuncia penale. È una denuncia penale. Scusate, perché non gli fate avere queste carte? È un consigliere comunale, gliele dovreste far avere nel giro di 24 ore. E 30 giorni che aspetta, che motivo avete di non fargli avere queste carte? È una denuncia penale. No, no, lo sto chiedendo, lo chiedo così. Segretario generale, voglio dire. Segretario generale. A chi lo dobbiamo chiedere? A chi lo dobbiamo chiedere? Se è impegnato, ha fatto una nota. Quindi domani siccome già il termine è scaduto, non è che ora vado ad aspettare altri 15 giorni dicendo no, basta. Ora gli dovete far avere perché già siete fuori norma da questo punto di vista. Questo fine settimana, lunedì sicuramente, poi non ho capito. Vabbè, l'ha detto qui, quindi fa fede. Non si venga a dire che. Perché tutti capiscono. E poi tra l'altro fatture di soldi che abbiamo ricevuto dovrebbero essere, no? Cioè soldi al CONAI. Mi riporti nel bilancio che queste sono somme che ti hanno permesso di ridurre la tassa del 10% e di far rientrare. Certo, non saranno 770.000 ma saranno 300, 250, non lo so, boh, quanto saranno? In proporzione sono passati i primi 6 mesi, no? 350.000 sciacca più o meno, cioè, no, lì, noi 770.000. Ci vogliamo credere, ci piace pensare che sia così. Fantastico. Ci piace pensare che sia anche così. Perché, ritorno a dire, il compito del consigliere, cioè proprio per normativa... È questo che sta facendo. È questo qui. 30 giorni comunque sono passati, eh? Da questo momento in poi siamo in torto. Il consigliere non sta... È,
non sta a riscaldare la poltrona perché o si sì, Umberto, perdonami, il termine era entro 30 giorni. Assolutamente. Allora, 30 giorni sono finiti, già siete in torto, per cui consegnategli questo materiale che vi ha chiesto. Dottor, me anche con Fabio Falcone. Anche con Fabio Falcone gli avete consegnato le cose, c'ho le date io. Anche con la dottoressa Lo Giudice che ha fatto delle richieste mesi. Quindi voglio dire, ci perdoni, dottore, voglio dire, adesso è una consuetudine. I 30 giorni, la legge dice che i 30 giorni non si... già è antipatico aspettare 30 giorni per due pezzi di carta, perché siccome siete automatizzati, schiacciate il bottone e gli fate avere questi pezzi di carta. Certo, poi uno vuole fare la suvicchiaria e farla aspettare fino all'ultimo giorno, va bene. Però la suvicchiaria dopo il 30° giorno non è più suvicchiaria. Detto questo, faremo un'interrogazione su questo discorso qua, perché non ci possono aspettare, se devo spiegare il perché si va fuori tempi. Esatto. E vabbè, ci sono degli obiettivi, no? E andiamo avanti. Di che cosa volevi parlare? Che così ci sbrighiamo e... Così mi cacci via. Sì, sì, per favore, perché... Dico, guarda, quando io quando sento queste cose mi sale il sangue in testa. Mi sono fatto una risata io quando ho visto il tuo servizio su quanto riguarda le rotonde. Dei segnali della rotonda. Ti sei fatto una risata? Sì, sì. Ho detto no. No, aspetta che... Aspetta che guardo. A me mi hanno telefonato da dovunque. Mi hanno detto, non è vero, tu stai dicendo... Ho detto, aspetta che qua... Non è possibile, cioè, tu e Domenico... certe volte uscite fuori da... Beh, ora sono un giornalista, non me lo posso neanche più permettere. Ora devo fare le cose allora, seriamente. No, lo ero già, mi dovevo andare a ritirare la testa, quindi lo ero già. Allora ho detto no, non è possibile, allora vado all'ufficio segnaletica e vado a chiedere, cioè, ripeto a dire, i compiti del consigliere. Scusate, un'informazione, per quanto riguarda questa segnaletica, spiegatemela, è stata rubata? Oppure no? Facci no. È stata spostata perché si doveva... È stata prelevata. È stata prelevata, spostata, è stata prestata. Prestata un'altra rotonda, perché doveva essere omologata. E dunque abbiamo messa nella rotonda che c'è alla fine di Onore Ruggiglia. Comunque a breve arriverà una nuova segnaletica, l'andremo... No, io non ci credo che ti hanno risposto così. Cioè ti hanno risposto così? Sì, l'andremo a rimettere. Un paio di giorni, ho detto un paio di giorni arriva una nuova segnaletica. Cioè quindi perdonami, anche per un'ora, io praticamente mi manco un segnale in una via, lo tolgo da un'altra via dove passano le macchie e lo vado a mettere. Perché mi diceva sempre questo tecnico che a quanto pare la rotonda della zona artigianale non è stato fatto il collaudo. Dunque, allora va in invita. Allora vanno inibite. Chiederemo anche di com'è la situazione. No, ma allora vanno inibite. Lì, siccome ci transitano le macchine, ci girano, eccetera, non è che non c'è il collaudo e uno è autorizzato. Perdonami, questi segnali con quali soldi sono stati acquistati? Questi della rotonda della zona artigianale? Penso con un progetto. Con quale capitolato di spesa? Il nome, e questo il appropriazione, no, però, appropriazione di però una cosa che tu di patrimonio. Una cosa che tu devi dire è dall'altra parte perché non sono state messe? Perché non è stato fatto il progetto per quanto riguarda la segnaletica. Scusami, quindi non è neanche collaudata? Questo non lo so. E come si può collaudare una rotatoia? Perdona, io chiedo al consigliere comunale, come si può collaudare una rotatoia che manca il progetto dei segnali stradali? Se non so una risposta, ti rispondo che non lo so. Per quello che so ti dico che non sono state messe le segnaletica nella nuova rotonda perché non è stato fatto un progetto proprio per la segnaletica. Quindi non è collaudata quella rotatoia? No, io lo dico per certo, perdona, lo dico per certo. Si può collaudare un semaforo senza luci? L'ho capito, ma se io non ho risposto a norma di regola... No, andiamo per deduzione. Sì. Come si può collaudare una rotatoria che non già il progetto dei segnali? Ma siccome se le sono prese dall'altra parte, probabilmente l'avranno collaudata. No, allora ti spiego una cosa. Siccome tu sei consigliere comunale, ti spiego una cosa che molto probabilmente ti sfugge. Giusto? Allora, l'ho spiegato l'altro giorno in un video. C'è una vecchia canzone di Gino Paoli che dice «Il semaforo rosso non è Dio». È sconosciuta ai molti, ma questo per dirti che il semaforo rosso acquisisce l'autorevolezza di semaforo rosso perché c'è un dispositivo di legge che dice che tu col rosso ti devi fermare, perché potrebbe sembrare anche, come dire, una luce da discoteca, potrebbe essere, come dire, interpretata come si vuole. Il segnale stradale acquisisce l'autorevolezza di segnale stradale e quindi ti sottopone a verbale qualora tu non lo dovessi rispettare quando vi è una determina sindacale
che dà a quel segnale l'autorevolezza di una legge da rispettare, sia essa la direzione obbligatoria, sia il divieto di sosta, eccetera, eccetera. Per cui dietro ci deve essere messo il timbro con scritto il numero della determina sindacale che dice i sensi, eccetera, eccetera. Per cui fottere i segnali da lì, di una rotatoria che dicono non essere ancora collaudata, e metterli dall'altra parte, quei segnali non rappresentano niente. Cioè, se io impazzisco e giro la rotatoria al contrario, non mi potete fare niente, perché poi io, il momento in cui c'è un incidente, vado a prendere il segnale e dico, ma questo segnale a me non rappresenta niente. La verità è questa, forse queste cose si sconoscono. Io lo sconosco e Ti sto dico. dicendo, il segnale c'è per sé, perché se no noi prendiamo un segnale, lo piantiamo e diciamo, questo segnale. Non sono un ingegnere, No, ma non bisogna non essere capire una ingegneri, cosa questo lo alla volta, dice, non lo so. questo lo dice, il codice della strada, cioè dire, Perfetto. un segnale deve essere il frutto di una determina Quindi se sindacale mi dici questo qua, in significa, paese. quindi se mi dici questo, significa che anche i responsabili della Polizia Municipale queste cose le dovrebbero sapere, e dovevano segnalare che cosa state facendo, che cosa sta Assolutamente facendo sì. questa cosa qui. Assolutamente No, a sì. No, proposito, ti racconto una cosa. perché io No, direi. scusami, Sì. questa è una cosa. L'altro lunedì mi stava capitando un incidente nella salita di via Regione Siciliana, perché la fine di via Regione Siciliana va a finire dove c'è la scuola De Amicis. Bene, lì c'è un divieto che è storto. Dunque, da lunedì, oggi è mercoledì, ancora non l'hanno Sì. sistemato. Non lo E una sistemano. macchina, giustamente, è scesa. E mi sono trovato con la motocicletta, dunque credimi, ho avuto paura, e, cioè, ci siamo fermati e gli ho detto, no, ma che sta facendo? Faccio mica c'è il divieto, come non c'è il divieto? Guardo lì, non c'era. Dunque l'attenzione da parte della Polizia Municipale dov'è? Beh, non lo so, bisognerebbe E non chiederlo è colpa della Polizia Municipale, sono dei responsabili, dei capi, a loro. No, del non mi dire dirigente. che è tra quelli che hanno preso il premio degli obiettivi. Perché io dico sempre, No, chi dai, non sta a ci credo, non capo ci deve credo. dare Non ci mordente, deve credo, dare non ci credo, linfa non ci al credo. corpo, alle persone, ai Non ci credo. dipendenti. Se non gli dai stimolo, Non loro ci si credo. sentono Comunque, abbandonati. scusami, allora, è assodato che questi segnali non sono stati rubati. No, Allora, i come segnali ci dice per fonte certa che non sono stati rubati, sono stati prelevati. sono C'è stati un filo prelevati. sottile che separa prelevare dal rubare. E voglio dire, bisognerebbe capire a che titolo è stato fatto questo, perché abbiamo fatto ridere un mondo, perché gente che mi telefonava e mi diceva non ci posso Ma credere, neanche io perché prendo la politica in giro. è un atto illegittimo. Io mi prendo la responsabilità di quello che dico. Questo è un atto illegittimo, cioè di togliere segnali da due rotatorie che siano collaudate, che non siano collaudate, intanto lì ci passano le macchine, che fanno parte di un capitolato di spesa che non è quello di questa cosa. Collaudare se l'avete collaudata, perché a questo punto ho anche dubbi che questa non sia una rotatoria collaudata. Se manca il progetto della segnaletica, non credo che ci sia un certificato di collaudo tecnico amministrativo. Mi sono andato anche a documentare che le rotatorie hanno bisogno di un collaudo tecnico amministrativo. C'è stato qualcuno che ha firmato questo collaudo? Perché se c'è stato qualcuno che ha firmato questo collaudo, Ti darò risposta, chiederò, ti darò no, è risposta. giusto, dobbiamo sapere chi è e come si fa a firmare un collaudo di una rotatoria dove mi dice che manca il progetto della segnaletica. Vera questa cosa che manca il progetto della segnaletica? Boh. Silenzio. Che oggi si parla di silenzio, no? Oggi è la giornata di Peppino Impastato, che è silenzio. Il silenzio. Caliamo silenzio, però no. Caliamo il silenzio. Umberto, Cesare. va bene. E allora, questa diventerà un'interrogazione al Consiglio Comunale, questa dei segnali. Cosa segnali quest'altra della REI? Quindi al prossimo Consiglio Comunale chiederà i nomi e le responsabilità di questa cosa dei segnali. E È della REI. della REI, cioè perché Perché diamo lo Stato soldi deve e pagare? lasciamo giri creatura dell'ufficio manutenzioni soli a farsi il mazzo così senza obiettivi da raggiungere. Potrebbero mettere, non lo so se si potrebbero mettere, ma se si potrebbero mettere nel corpo della Polizia Municipale all'interno e far uscire i Te vigili la dalla dico una scuola cosa, te la collaudata. dico una Loro sono stronzata grande, stimolati, polizia metterli davanti stimolata. alle scuole a far attraversare i bambini e a evitare che le macchine, C'erano i nonni. c'erano una volta i nonni, che si mettano sulle strisce pedonali, già sarebbe un contributo a questa collettività. Ma ci vuole fantasia. E Umberto, grazie per essere stato qua con me. Prego, buona serata a Aspetto tutti. le tue interrogazioni, l'ufficialità delle tue interrogazioni, mandacene copia che le pubblichiamo sul nostro Senz'altro. Canicattì Grazie a Web. tutti, buona serata. A te.